Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi è arrivata su Direct, che è interessante, ossia come avere più pump in allenamento. Non ho pump in allenamento, che cosa devo fare, eccetera eccetera. Allora, parto da un presupposto: il pump in allenamento non è lo scopo dell'allenamento, nel senso che noi non vogliamo arrivare a quell'effetto di cosiddetto bubble muscle, in cui il muscolo è soprattutto pieno di materia sarcoplasmatica, in ipertrofia sarcoplasmatica, e tendenzialmente non c'è una buona ipertrofia miofibrillare, quindi sostanzialmente quando andiamo in cut e togliamo i carboidrati non rimane più niente, per cui dobbiamo sempre cercare di lavorare sulla tensione meccanica come principale meccanismo. Il danno muscolare in base al distretto in cui il meccanismo adattamento si attiva meglio, e per qualsiasi approfondimento c'è la nostra academy su renonation.it, in cui potete approfondire tutto. È un videocorso che parte dalla A e arriva fino alla Z, lo stiamo comunque portando avanti, quindi buttateci un occhio, spieghiamo tutto in maniera dettagliata. Per cui non dobbiamo andare in palestra a far girare sangue, o meglio, possiamo se vogliamo divertirci, se vogliamo cazzeggiare, però il bodybuilding non è questo, attenzione. Per cui il pump non è lo scopo primario, però ragionare sul perché non ho pump e come migliorare il pump ci apre tanti ragionamenti interessanti che possono sicuramente accendere diverse lampadine, quindi perché no, ragioniamoci insieme. Allora, pompaggio muscolare. Generalmente quando ci alleniamo dovremmo avere un buon pompaggio muscolare, quantomeno in fasi di bulk, in fasi in cui non stiamo in eccessiva restrizione calorica. Qual è il primo fattore in assoluto? Il primo fattore del pompaggio che contribuisce al pompaggio muscolare sta a livello del sistema nervoso autonomo. Quando ci alleniamo, il sistema nervoso autonomo passa in una modalità ortosimpatica, ossia una modalità del fight or fly, combatti o fuggi. Quindi quella modalità in cui avete quella botta adrenalinica di catecolamine, che comporta cosa? Va a portare a una vasocostrizione e fa sì che il sangue arrivi nelle zone più periferiche. In questo modo siamo pronti per scappare, per combattere, e quindi logicamente porta un maggior afflusso di sangue nei muscoli. In questo modo siamo pronti a muoverci. Quindi il primo fattore in assoluto per cui dovremmo avere un buon pump è il fatto che effettivamente siamo in grado di passare in un sistema ortosimpatico. Quando è che questo non avviene? Quando siamo in overreaching, quindi siamo veramente cotti, e quando ci alleniamo lo potete vedere, notate che il battito cardiaco non aumenta, o aumenta veramente poco, quindi non riuscite a entrare bene in ortosimpatico. Il sistema nervoso autonomo sta sempre in un limbo tra pare e ortosimpatico, e infatti il battito cardiaco in riposo è generalmente elevato, quindi sta sempre là, è un fattore di overreaching. Oppure quando da un punto di vista cronobiologico non siamo settati, quindi magari una persona che tende a essere un po' più attiva la mattina va ad allenarsi in un momento sbagliato. Io per un periodo mi sono allenato il pomeriggio perché volevo provare con i pasti, volevo provare anche stando in preparazione ad avere una buona quota calorica la sera, che era un po' più ridotta, glucidica la sera, quindi come post workout per poter dormire meglio, però proprio non mi ci trovavo. Quindi da un punto di vista cronobiologico dobbiamo allenarci nel momento in cui siamo più attivi. Quindi se ci alleniamo nel momento in cui non siamo attivi rischiamo di non riuscire a passare molto bene nel sistema ortosimpatico. Ora è logico che anche se ci alleniamo nel momento in cui siamo un po' più giù, siamo un poco attivi eccetera, il fatto di iniziare ad allenarci ci dà una scarica e ci permette di fare questo shift di nuovo in ortosimpatico. Quindi non dovrebbe dare di per sé problemi di pompaggio, però è comunque un discorso che vale la pena approfondire. Direttamente correlato, ovviamente, questo fenomeno di aumento della pressione sanguigna, di vasocostrizione, che poi porta a una vasodilatazione, logicamente, quando c'è tanto afflusso di sangue, eccetera, è direttamente correlato al fatto che ci sia una buona idratazione. Quindi sicuramente per avere un buon pompaggio muscolare dobbiamo essere idratati. Il mio consiglio generalmente è assicurarsi di bere almeno un paio di litri d'acqua nelle ore prima dell'allenamento, quindi nelle 4 ore prima dell'allenamento, e di bere durante l'allenamento, almeno io anche là sto sui 2 litri e mezzo di acqua, con 1 grammo di sale per ogni litro d'acqua. E se è un momento in cui sudo tanto perché fa caldo, qua in Inghilterra più o meno una settimana l'anno, si può integrare con un blend di sali minerali, sicuramente è veramente ottima come soluzione. Io utilizzo l'Hydratec, logicamente della Yamamoto, ed è veramente un blend super completo, quindi in caso aggiungete un paio di bustine di Hydratec nel vostro intra workout. Quindi idratati, in questo modo c'è tutto il sangue, tutta l'acqua sostanzialmente, la cellula anabolica, c'è un buon compartimento di acqua plasmatica nel sangue, quindi un stato di disidratazione logicamente comporta un aumento dell'ematocrito, quindi un aumento della percentuale tra emoglobina e plasma, sostanzialmente una riduzione del plasma, e quindi c'è più vischiosità e più difficoltà ad andare in pump, a parità logicamente di presenza di emoglobina.
emoglobina e altri composti a livello del blood count. Quindi sicuramente l'idratazione è un altro elemento fondamentale, e ovviamente stare idratati in generale in tutto il giorno, quindi cercare di stare su quei 4 litri, anche fino a 6 litri in periodi molto torridi estivi in cui si tende a sudare tanto. Ora, altro elemento importante per il pompaggio muscolare sono i carboidrati, perché logicamente il pompaggio lo andiamo a sentire tanto quando il muscolo è pieno di glicogeno. Per questo dico, in periodi di restrizione calorica, soprattutto alimentazioni ipoglucidiche, quindi con pochi carboidrati, avremo più difficoltà ad andare in pump. Quindi storage muscolari che devono essere pieni, per cui anche là assicuratevi di avere una buona fonte di carboidrati, una buona, scusate, quota di carboidrati. Per quello fate riferimento agli ultimi video che ho fatto tra grassi contro carboidrati, oppure il video riguardo al perché i carboidrati sono così importanti, e tutti le miriade di video in cui parlo di come impostare un piano alimentare, eccetera. Quindi assicuratevi di avere una buona percentuale di carboidrati nella vostra alimentazione, in modo da ripristinare il glicogeno muscolare prima di aver allenato il muscolo. Ovviamente questo comporta, altro punto, che il muscolo abbia recuperato, perché se io ho allenato il petto il lunedì e poi il mercoledì torno a riallenarlo, magari non ha avuto il tempo di recuperare, quindi ancora sta cercando di recuperare dal danno muscolare la tensione che ho creato, e probabilmente lo storage di glicogeno non è ancora pieno, quindi andando a cronicizzare questa situazione logicamente andremo a perdere pompaggio muscolare. Per cui anche un buon recupero, che poi si riflette anche al discorso di evitare stati di overreaching, quindi molto molto importante. Ora, in questo quadro c'è un elemento in più che dobbiamo aggiungere, che è quello della sensibilità insulinica riferito proprio ai carboidrati. Ossia, succede molto spesso che in fase di bulk spinto, Ludo, sto mangiando un sacco di carboidrati, sto in fase di bulk, l'allenamento va bene ma non ho pump, il pump sta diminuendo, che succede? Ecco, probabilmente in questo caso c'è una riduzione della sensibilità insulinica. È una cosa normale, dovete considerare che in fase di bulk, per quanto l'allenamento sia funzionale all'alimentazione, quindi da un punto di vista di bilancio energetico funziona tutta la perfezione, il pancreas logicamente sovra sollecitato a produrre insulina per gestire i carboidrati, quindi bisogna scindere quella che è la capacità, il bilancio energetico in generale, dalla capacità pancreatica ormonale, dalla capacità digestiva enzimatica. Non è detto che se il bilancio energetico è pari, allora avremo automaticamente una buona funzionalità pancreatica e un buon sistema gastrointestinale. Dobbiamo curare questi due aspetti separatamente. Per questo io in fase bulk utilizzo sempre un GDA, nel caso nostro l'insulomin R della Yamamoto, che mi permette di mantenere una buona sensibilità insulinica, e inserisco dei periodi di mini cut. Ho fatto dei video in merito, proprio per andare a staccare e ripristinare da un punto di vista enzimatico ormonale e tornare a questo anabolismo. Quindi in questo caso banalmente probabilmente c'è una problematica di sensibilità insulinica, ci si vede un po' più appannati, non si riesce a prendere pump. In questo caso il consiglio è appunto quello di fare un mini cut. Ho dedicato diversi video al mini cut, quindi andate pure a vederli, ce ne sono diversi anche su rhinonation.it, potete andare a buttarci un occhio anche là. E in questo modo, facendo questo piccola fase di cut, andiamo a ripristinare tutta la situazione di sensibilità insulinica e possiamo tornare a spingere, quindi ritroveremo il pompaggio muscolare. E in fase di mini cut, se questa situazione è molto spinta, inserite degli allenamenti che sono un po' meno neurali, un po' più metabolici, proprio per aiutare il corpo, il distretto muscolare, a recuperare affinità con, e sensibilità insulinica in generale, affinità col glucosio. Ora, questo generalmente. Altre piccole chicche che posso darvi per quanto riguarda il pre-workout sono logicamente quelle di impostare bene il vostro pasto pre-workout. Ho già fatto il video sugli errori da non fare nella peri-workout nutrition, quindi nel caso andate a rivedere quel video, e ho detto il pasto pre-workout non dovrebbe essere troppo vicino a me, addirittura piace allenarmi a digiuno, quindi un buon intra-workout. Sempre per il discorso dei carboidrati, ricordatevi di inserire una fonte di carboidrati nel vostro intra-workout, quello è in assoluto forse la tip più importante per enfatizzare il pompaggio muscolare. Avrete un pompaggio veramente veramente importante inserendo carboidrati, ciclodestrine altamente ramificate nel vostro intra-workout. Comunque, al di là di questo, pasto per workout che dovrebbe essere fatto, a me piace allenarmi o a digiuno con un buon intra-workout, oppure lo potete fare tra le 3 e massimo le 2 ore prima di allenarvi. Un pasto che riuscite a digerire bene. Perché questo? Perché se voi vi allenate, che il sistema gastrointestinale è ancora impegnato, il sistema gastrointestinale impegnato chiede sangue, quindi, e peraltro porta il sistema nervoso autonomo a stare in parasimpatico, perché è un momento in cui voi state immagazzinando, siete anabolici, quindi non dovete essere catabolici, non dovete allenarvi. Quindi da questo punto di vista assicuratevi di aver digerito tutto quanto, sia da un punto di vista gastrico che soprattutto intestinale, quindi arrivare magari anche con un filo di famina
all'allenamento iniziare a sorseggiare il vostro interworkout, che non peserà da un punto di vista gastrointestinale, per questo utilizzare delle ciclodestrine ramificate piuttosto che delle maltodestrine, e da là questo massimizzerà il vostro pompaggio muscolare. Elementi che potete utilizzare nel vostro pre-workout per migliorare il flusso sanguigno sono il cioccolato fondente, stimolatore dell'ossido nitrico, come anche il melograno, altro stimolatore dell'ossido nitrico. Quindi nel pasto, magari se vi fate una crema di riso, potete aggiungere del cioccolato fondente e del melograno per insaporirla con delle proteine. È un ottimo pasto pre-workout per cercare di migliorare il pump. Magari inserite un filo di sodio, perché controbilancia da un punto di vista proprio culinario il sapore della crema di riso, rendendola un po' più corposo, ovviamente con inserendo il dolcificante, lo zucchero, quel che è, quindi una fonte dolce. E oltre a questo potete inserire logicamente degli integratori che migliorino il pompaggio muscolare. Noi abbiamo alla Yamamoto lo Shuracan e il Flexor, che hanno dei complessi di molecole che sono volte a stimolare l'ossido nitrico, che sono molto molto efficaci. Quindi potete utilizzare questi integratori nel vostro pre-workout, quindi immediatamente prima di allenarvi. A me piace sorseggiarli mentre faccio warm up, cioè mentre mi sto scaldando nelle prime serie eccetera, e oltre a darvi molto focus, lucidità mentale, perché hanno un alto contenuto peraltro di nootropici, miglioreranno quello che è il vostro pompaggio muscolare, ma è veramente l'ultima cosa a cui stare a badare. Ragazzi, questo è tutto per questo video. Se avete voi dei consigli per migliorare il pompaggio muscolare che non siano magari l'utilizzo di insulina piuttosto che di Cialis o Viagra, che sono utilizzati per migliorare il pompaggio muscolare veramente, scriveteli pure qua sotto. Nel frattempo, qualsiasi domanda sarò ben lieto di rispondere. Noi ci vediamo al prossimo video.